il convegno di oggi, sicuramente su una tematica emergente, anche diciamo alla moda, ma nel senso buono della parola, nel tema specifico entrerà appunto, come diceva già il direttore, la vice sindaco Malafoglia, che avendo la delega alle politiche sociali è anche appunto l'assessore che sta seguendo nel merito la tematica appunto degli orti sociali urbani. Io quindi mi limito a fare un saluto generale da parte appunto del sindaco e benvengano convegni come questi, come questo, che sicuramente pongono l'attenzione su una tematica interessante e appunto, dicevamo, anche emergente, che ha vari risvolti, da quello sociale a quello appunto urbano, e con anche l'integrazione, no? La collaborazione tra diverse forze sociali del territorio. Bene, interessante anche la mostra mercato del fine settimana, quindi sabato e domenica, in pieno centro cittadino. Ci è piaciuta anche proprio questa location, ci è piaciuto portare gli esponenti, con diretti storicamente a Campagna Amica, quindi a Canterni si svolge in zona centrale, ma ci è piaciuta l'idea, abbiamo accolto la richiesta di portare questa iniziativa in una zona ancora più centrale, quindi a Piazza Bacino, e è stata interessante anche la collaborazione, per esempio, anticipo con il Garden Club, che era con diretti attivato, e quindi non sarà solo una mostra mercato di produttori e coltivatori diretti, ma c'è anche questa collaborazione interessante con un'associazione che si è sempre contraddistinta per la passione, l'impegno e la preparazione nel settore florovivaistico, e quindi diciamo ampliare un pochino, completare quella che poteva essere una tradizionale mostra mercato con un elemento più decorativo, che magari sicuramente è anche più attrattivo per il pubblico, per i diciamo, visitatori o per i passanti, quindi con un aspetto anche estetico molto gradevole, in un campo, anche questo che attira molto l'attenzione, che è sempre più diciamo, attenzionato e appunto quindi attrattivo. Soprattutto poi quello che c'è alla base, il significato, no, della collaborazione fra diverse entità, diversi soggetti, quindi diverse associazioni datoriali, associazioni di volontariato, di hobbistica e una pubblica amministrazione, sempre nell'interesse degli operatori economici stessi, diciamo, interessati, e della città nel suo insieme, perché qualunque iniziativa che va a sostenere un settore economico va poi nell'interesse della città intera. Quando poi appunto si fondono diversi interventi, diversi ruoli, e ne scaturisce anche un'iniziativa di intrattenimento, quindi un'iniziativa che ci aiuta sul fronte del marketing territoriale, del marketing urbano. Io sono sempre stata una convinta fautrice e promotrice del marketing territoriale, ne ho la delega, e ritengo che tutte queste iniziative, quindi dagli eventi più strutturati, più diciamo di richiamo alle micro iniziative diffuse sul territorio, siano appunto utili a far conoscere la nostra città, ad attrarre non solo, quindi a stimolare non solo i nostri concittadini a frequentare, a vivere la nostra città, ma siano anche utili per attrarre a Terni visitatori dai paesi o dalle province limitrofe.